detto mia moglie, fate una fotografia perché io almeno... Quindi dove sta Rita? Falla tu, va, così siamo sicuri. Che se sto a aspettare che la fotografia la faccia Andrea, non... va bene. Ecco qua. Ecco. Va bene. Celebrato questo momento familiare, possiamo cominciare. Allora, buongiorno a tutti. Io sono Lanfranco Palazzolo, giornalista di Radio Radicale. Ho il difficile compito di presentare questo noir di Pino Pisicchio dal titolo Il collezionista di Santini. Allora, per iniziare a parlare di questo libro dovrei parlare di un altro libro, ovvero quello che Pino Pisicchio scrisse nel lontano 2007 dal titolo Onorevoli omicidi, che inaugurò in qualche modo, almeno secondo il mio modo di vedere, una serie di libri, di gialli con il giallo al centro delle vicende politiche di Montecitorio. A seguito di questo... Com'è? Ha anticipato il giallo in Parlamento, devo dire è così, perché poi dopo questo libro, che è andato abbastanza bene, tra l'altro io ricordo di averlo anche recensito per l'agenzia di stampa Il Velino, sono usciti una serie di altri libri con ambientazione di giallo a Montecitorio. Per esempio nel 2011 è uscito Assassini a Montecitorio di Elio Rogati, che prendeva le premesse dalla misteriosa morte di una commessa a Montecitorio. Poi nel 2016 è uscito, il titolo è simile, Morte a Montecitorio di Massimo Mongai, e poi negli anni successivi, nel 2017, un ex deputato, Giuseppe Vatinno, ha scritto Omicidio a Montecitorio, con la prefazione di Giovanni Negri, ambientato nel biennio di Tangentopoli tra il 1992 e il 1994. Poi un altro deputato in carica, Roberto Rampi, ha scritto Assassinio a Montecitorio, impegnando Sherlock Holmes nel 1918 a Montecitorio, e infine è uscito Il Palazzo dei Baci Rubati, un omicidio e altri misfatti a Montecitorio di Paolo Bertezzolo, con la prefazione di Marco da Milano. Allora, la caratteristica del libro di Pino Pisicchio è quello di non avvalersi di una prefazione, perché ha rispettato il canone di un libro, di un giallo nel senso classico della parola. Non è un saggio, non aveva bisogno di prefazioni, perché l'autore riesce, diciamo, a descrivere bene un'epoca storica, che è quella di quello che è accaduto nella 17ª legislatura, impegnando personaggi veri in un giallo in un noir, che parte attraverso una trasmissione televisiva che si intitola Question Time. Allora, Pino, spiegami perché hai deciso di ritornare su questo tema, passando attraverso, diciamo, l'anticamera della Terza Repubblica. Intanto grazie a tutte le amiche, a tutti gli amici e le amiche giornaliste che con grande simpatia e affetto mi onorano, lo dico non in termini formali, ma perché poi è quello che dico è coerente con quello che è scritto qui, mi onorano della loro presenza questa mattina. Devo dire che ho preso atto con alquanto raccapriccio di non essere solo nella scrittura che ha un ambiente parlamentare. Io facevo riferimento ad alcuni classici della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, c'è una folla di persone che parla, quindi smetterò di farlo io, perché diventa evidentemente un po' troppo frequentata questa location parlamentare. Ovviamente faccio una battuta e ringrazio l'amico Lanfranco, che è veramente straordinario, perché con una precisione da ricercatore, perché lui è un ricercatore, un giornalista ma anche un ricercatore storico, riesce a dare un quadro di riferimento sempre molto completo. Perché questo giallo? Come ricordavi tu prima, diciamo, c'è una linea di continuità con una mia precedente virgolette opera letteraria. Non sapete che fatica è scrivere una
fare una scrittura che non abbia una struttura scientifica, perché quando devi scrivere un saggio, quando devi lavorare su una monografia accademica, c'hai un guardrail, sai come ti devi articolare, sai come ti devi muovere. Qui invece fare un dialogo è una fatica pazzesca, quindi apprezzate il fatto che ci si misuri all'interno di questa struttura. In realtà questo mio piccolo giallo ha l'ambizione di essere un lavoro che ha qualche germe, qualche seme pedagogico, nel senso che andate a spiegare ai miei studenti, ecco, insegno diritto pubblico comparato, andate a spiegare ai miei studenti che cos'è il Parlamento utilizzando lo schema accademico e andate a spiegare che cos'è il Parlamento utilizzando lo schema narrativo. È molto più semplice farlo arrivare attraverso lo schema narrativo, no? Perché ci sono come dire, situazioni che offrono ombre, luci, chiaroscuri, gossip, poi particole della dimensione parlamentare dalla parte di chi la vive, dalla parte di chi sta dentro, da parte di chi la, diciamo, la interpreta con una quotidianità diciamo, anche impegnata, sofferta, piena di delle difficoltà di ogni giorno. Allora, questa quotidianità è trasferita all'interno di una narrazione. All'interno di una narrazione in cui c'è quello che è, non come dovrebbe essere, quello che è. Per esempio, la barberia, questo luogo mitico della Camera dei Deputati, no? Che ogni nuova legislatura intende rimuovere, perché chi arriva soprattutto con una afflusso di, come dire, di nuovi, immagina che questo sia una, diciamo, un luogo delle satrapie all'interno del quale si realizza, come dire, la quintessenza castale, e quindi chi va ad utilizzare il rasoio diciamo, dello sherpa all'interno della barberia è appunto quella casta che va rimossa con la priscatola, eccetera, eccetera, eccetera. E però la barberia è un luogo nel quale possiamo, in Inghilterra probabilmente farebbero di quella davvero il santino, no? L'altare, il luogo sacro, perché sono in passato sono accadute delle cose, si scambiavano informazioni ed anche si sviluppavano colloqui tra personalità di partiti diversi che invece non potevano farlo nei corridoi, non potevano farlo in aula, non potevano farlo perché erano contrapposti. La barberia è il luogo nel quale accadono delle cose nel mio romanzo. Vengono scambiate impressioni e i protagonisti sono quelli veri, nel senso che c'è il barbiere che dice le barzellette, cioè esiste, è uno che è lì. C'è il barbiere napoletano che parla con amore della sua città ed è uno vero. E così ci sono i commessi, gli assistenti parlamentari, impeccabili, perfetti, laureati, che conoscono il palazzo e come funziona anche da un punto di vista dell'istituzione, che magari stanno facendo l'indicazione, stanno realizzando l'indicazione ad un gruppo di studenti che arriva lì per fare la visita organizzata dalla scuola per capire come è fatto, come sono fatte le strutture, e in quel momento, mentre c'è l'indicazione da parte dell'assistente parlamentare, magari laureata in architettura o in storia dell'arte, questa cosa meravigliosa realizzata
dai nostri grandissimi architetti dell'epoca, pezzi della storia dell'arte italiana, e entra, irrompe da un angolo remoto del transatlantico il senatore Razzi, e tutta la scolaresca si muove nella direzione del senatore Razzi alla ricerca di un autografo su una maglietta dove ci sono scritte delle cose che voi sapete, ma io non posso ripetere in questa aula così splendente e importante. Ci sono colleghi giornalisti, i giornalisti hanno un ruolo importante in questo libro. Ce ne sono quelli in carne ed ossa. Uno è qui, è là, quel signore lì coi baffi, Carlo Fusi, adesso fa il direttore, è di un'importante testata ed è uno con cui il protagonista del romanzo scambia delle considerazioni. Ci sono i giornalisti delle agenzie, che sono coloro i quali fanno camminare la notizia, sono quelli veri, quelli che buttano il sangue, come si dice tra virgolette, e costruiscono l'informazione da cui attinge poi tutto il resto. E ci sono i giornalisti, le superstar, quelli dei talk show, quelli che governano il talk show. Quello. Sì. Ecco, io a proposito di questo volevo chiederti una cosa. Allora, ci sono nel libro personaggi reali, come la Presidente della Camera Laura Boldrini, la vicenda ambientata nella scorsa legislatura, ma noi citavamo dei giornalisti, c'è Gigi Pecora che conduce Question Time e Roberta che è una giornalista di Liberation. Allora, perché hai scelto questi personaggi di fantasia messi tra, diciamo, i personaggi reali? Cioè, nei ruoli determinanti del libro hai scelto di mettere personaggi non reali, come per esempio succede per una delle vittime del tuo giallo, che è il vicepresidente della Commissione Antimafia, che sarebbe il vicepresidente Forieri. Allora, come avviene questo tipo di scelta? Che criterio hai utilizzato? E soprattutto con quale fine, anzi per evitare di urtare, diciamo, la sensibilità di qualcuno? Ma intanto, diciamo, adesso che non sono coperto dall'immunità parlamentare, devo stare attento a non farmi arrivare qualche querela. Beh, anche, nel precedente libro, no. Onorevole Omicidi, avevi seguito un po' la stessa... Sì, sì, sì. No, ma allora ero coperto, adesso non c'ho più la copertura, quindi dovevo stare attento, consapevolmente, no? È una battuta. In realtà, i personaggi di questo romanzo sono tutti delle maschere. Le maschere che rappresentano un modo della politica, un modo della comunicazione, un modo come dire, del protagonismo sulla scena pubblica. Ovviamente alcuni svolgono il loro ruolo, hai citato la Boldrini è la Presidente del Parlamento, della Camera, e quindi svolge il ruolo di Speaker nel romanzo. Peraltro, insomma, non le facciamo fare cose strane, insomma, lei fa il suo mestiere, apre e chiude le sedute, non le facciamo fare cose particolarmente diciamo censurabili. Ci sono si affacciano protagonisti dell'epoca. Alla Bouvette c'era un Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e si descrive la modalità con cui l'affacciarsi di questo presidente creava condizioni di, come dire, la scia dei giornalisti, la necessaria attenzione da parte dei parlamentari, perché se non c'era un adeguato sorriso e un'adeguata condiscendenza, il posto in lista veniva messo in discussione al prossimo giro. Ma insomma, le modalità attraverso le quali tutto questo si esprimeva. È evidente che se uno diventa autore di un omicidio, conviene evitare che si metta nome e cognome vero, insomma, per ragioni di igiene personale, ma anche perché poi
viva Dio, nessuno ha commesso omicidi, che noi si sappia, tra i personaggi veri. Tuttavia, ecco, questa commistione di vero, non vero, falso, verosimile, alla fine fa gioco nella narrazione, insomma, credo, spero. Sì. Ecco, io volevo capire una cosa, dunque, siccome il libro si svolge durante l'arco di tutta la 17ª legislatura e l'epilogo è quello dei nuovi venuti della nuova legislatura, si chiude il 23 marzo del 2018, volevo chiedere se dietro questa scia di omicidi che noi vediamo nel libro, anche abbastanza efferati, in qualche modo si vuole descrivere, un po' la crisi che abbiamo vissuto qui in questi ultimi anni, e se da parte tua c'è stata anche un po' una certa critica un po' a una crisi che abbiamo assistito anche qui, che ha avuto questo epilogo. No, volevo capire se dietro tutto questo c'era questo tipo di valutazione. Beh, non c'è dubbio, chi scrive questo libro è una persona, cioè io, che ha avuto l'avventura, la fortuna, qualcuno Franco potrebbe dire anche la disgrazia, di vivere le stagioni, dello splendore, dell'egemonia della politica, della politica e del politico, del politico a tutto tondo, ecco. E poi il percorso successivo, che non è altrettanto splendido, ecco. Quindi dentro questa narrazione c'è anche il confronto tra i due momenti, e come dire, il decalage. Non c'è un atteggiamento nostalgico, c'è, se posso dire, anche una valutazione di tipo scientifico, cioè queste sono cose che accadono, che ci puoi fare, è così che va, insomma, non si può sconvolgere lo schema. Però c'è anche qualche valutazione che ovviamente i personaggi che sono nella narrazione esprimono, insomma, ci sono anche pezzi di me, non c'è dubbio, è un po' difficile evitare per lo scrittore, lo scrivente, non diciamo scrittore, che è una cosa abbastanza aulica, e non so se sono nelle condizioni, io posso dire che sono un professore universitario, sono stato un parlamentare per una trentina d'anni a vari livelli, e questo lo posso dire perché storicamente si è verificato. Il fatto che scrive dei libri non mi fa automaticamente uno scrittore, perché questo poi lo deve dire il pubblico, lo deve dire la critica. Comunque lo scrivente un pezzo di sé lo mette sempre dentro, è impossibile non farlo. Ci sono degli scrittori, anche grandissimi scrittori, che hanno scritto sempre lo stesso libro, magari cambiando un pochino, sconvolgendo le situazioni, ma il messaggio, tra virgolette, che mandano sempre quello è. Quindi c'è parte di me quando esercito critica, quando c'è qualcuno che esercita una critica sui sistemi elettorali, per esempio. C'è anche un passaggio curioso, ma vi giuro, vero, ma questo ve lo dico. A un certo punto, in uno dei crocicchi che si formano, ci sono amiche e amici parlamentari quest'oggi che mi fanno veramente il regalo della loro presenza, che ben sanno queste cose, oltre che i colleghi giornalisti. C'è uno di quei crocicchi che si sviluppano, si formano sempre in transatlantico, in cui un collega giornalista aggancia un deputato che sta passando, non è il protagonista, è uno comunque dei personaggi. E gli dice: ma senti, siamo in clima di formazione della legge elettorale, no? Non c'era stata ancora il famoso Rosatellum, che ci viene, secondo me, sarà fatta un'azione di rivalsa dal Tavernellum per farsi risarcire sul brand, vabbè, comunque sia.
La domanda che viene fatta da uno dei giornalisti è che insieme ad alcuni consiglieri parlamentari, alcuni giovani reporter e alcuni vecchi marpioni della politica, dice: ma secondo te, domanda fatta al deputato presuntamente esperto di sistemi elettorali, ma secondo te che sistema elettorale potrebbe funzionare in Italia? Allora, il presunto esperto di sistemi elettorali, deputato, dice: sicuramente l'unico modo che può funzionare è un metodo germanico, nipponico. Allora tutti quanti si fermano un attimo, tra questi ci sono alcuni deputati, diciamo di nuova nomina, diciamo così, e domandano: ma qual è questo metodo germanico, nipponico? Il famoso metodo Ogino Knaus. Allora c'è la reazione dei giornalisti e dei consiglieri parlamentari, che insomma la sanno lunga, giornalisti diciamo di maggiore esperienza, e sorridente, e lo sguardo abbastanza spaesato dei neodeputati che corrono via alla ricerca di un tablet per vedere metodo elettorale Ogino Knaus. Ecco, questo è uno dei momenti che vengono descritti e che però, vi giuro, è vero. Cioè non è un'invenzione letteraria, è vero. Quindi questo è lo schema. Alterna momenti di verità assoluta, passaggio di un incontro diciamo non voluto probabilmente tra una mano e una faccia di una deputata nel corso di un momento travagliato che viene descritto, ma che è stato anche riportato dalla stampa, quindi non dico cose inventate, e ci sono anche gli omicidi di cui non parlo perché sennò mi tolgo. Certo, mi sono però, rovinato da solo. Noi non possiamo parlare ovviamente della soluzione del Noir, né, però ecco, ci puoi dare un quadro di chi è il l'assassino? No. Se nel diciamo il collezionista di Santini è una figura ispirata un po' da Hitchcock, volevo sapere. Allora, il collezionista di Santini, intanto chi sono i Santini? Non sono i Santini, la Madonna, Gesù Bambino, no. I Santini sono quelle striscioline, esatto, quei Santini elettorali, quelle piccole striscioline dove una volta veniva riportato vota Tizio, vota Caio, con la fotografia. E anche lo slogan qualche volta. E lo so, bravissimo. Dovete sapere che il Santino elettorale, siccome è una cosa del passato, è una cosa molto artigianale in genere, no? Che la vanagloria del candidato utilizza per promozione di sé, è un fatto narcisistico. Allora, sia lo slogan, sia la fotografia, se la sceglie sempre il candidato, perché peraltro in passato non è che ci fossero le agenzie a fare cose. Allora, vengono fuori delle cose di una bruttezza assoluta, Ne ricordo una, fatta da, anche quel personaggio vero, c'è un mio collega barese che qui mi può dare conferma, tra l'altro lo cito perché gli faccio pure propaganda, è ancora consigliere comunale di Bari, un signore che a Bari, di cognome Finocchio, che non c'è una cosa di genere, per favore non mi attribuite, non c'è nulla di tutto questo, no, si chiama Finocchio, cognome Finocchio, il quale furbescamente ha sempre prodotto questo santino elettorale con la sua fotografia e uno slogan con su scritto vota Finocchio, uno di voi. Prende una valanga di voti ogni volta, fatto a Bari peraltro, una città che diciamo si è guadagnata anche
onori straordinari da un punto di vista dell'apertura mentale, eccetera. Però fatto ad un target che precisamente non è, diciamo, di tipo svedese, questa è una cosa che ha il suo valore, diciamo, un suo significato. Oppure ce n'era un altro, anni addietro, poveraccio, aveva un problema di strabismo di Venere, ma molto pronunciato, e faceva la sua fotografia tipo figurina del morto, perché così i sentieri elettorali erano questi, e con su scritto vota Pinco Pallo, occhi sulla città. Che ci vuole pure la fantasia, no? E questa è un'altra cosa che... Allora, il collezionista di Santini è uno che fa la collezione di queste striscioline, questi piccoli momenti di promozione elettorale, e ho scoperto che esiste davvero un mercato, di collezionisti di Santini elettorali. Spendono soldi pazzeschi. Voi sapete, i collezionisti non sono persone, diciamo, ordinarie, ecco, non sono persone, sono persone straordinarie, e quindi la loro straordinarietà fanno collezioni incredibili. Uno dei protagonisti è uno che fa collezione di queste rarissime cose. Trova un Andreotti del 53, che è, cioè, tipo il Gronchi Rosa, no, per capirci, cioè, e diciamo, siccome è una persona che ha una, non possiamo dire che ha una forma di aspergeriana, cioè un autistico, no, non lo è, però è una persona che passa il suo tempo davanti al computer, lavora anche col computer, insomma è uno, una volta si sarebbe detto un nerd, ma questo è proprio, sta lì, non si muove di casa, e accadono delle cose. È uno dei protagonisti. A chi ho pensato? Ho pensato ad una figura che ormai è abbastanza diffusa, insomma, chi è che non ha una parte all'interno della sua famiglia o di se stesso, perché ci sono pure, come dire, non i millennials, ma ci sono gli adulti che scoprono il computer con un certo ritardo e diventano in qualche modo soggiogati da questa cosa. Quindi uno dei personaggi è questo qui, e fa il collezionista di Santini. E accadono delle cose importanti. Guarda caso, questo è anche figlio di un parlamentare che ha rifiutato il padre, così come accade per un'altra protagonista che è figlia di un giornalista di quelle superstar che rifiuta il padre pure lei. Chissà perché i padri vengono rifiutati in questo romanzo, dove le donne invece hanno un ruolo straordinario. Le più intelligenti sono le donne, si discute, certo. I maschi sono un po' stupidotti sempre. Senti, tranne alcuni. Un'ultima valutazione prima di dare un po', sì, lo spazio a qualche domanda che vorranno farti qualcuno del pubblico. Allora, nel descrivere Giorgio Ponti, che diciamo è il protagonista politico presunto suicida di questa vicenda, tu hai pensato a un politico reale? Hai dato le connotazioni di un politico reale o ti sei affidato all'ispirazione del leader politico, medio? Hai seguito la strada dell'eclettismo o hai pensato a qualcuno in particolare? Ovviamente non ho pensato a qualcuno in particolare, ci mancherebbe altro, anche perché questo Giorgio Ponti è un personaggio politico in fondo positivo, cioè uno che ha delle idealità molto forti di fondo, e che utilizza gli strumenti qualche volta non eccelsi, non politicamente corretti, ma ha comunque un fine, un obiettivo, diciamo uno scopo che non è solo quello dell'autoreferenza. Ecco. Quindi è un personaggio che io valuto non negativamente. Mentre invece ci sono molti personaggi che valuto negativamente, che sono i campioni dell'autoreferenza, cioè della serie sono arrivato qua, moe, e quindi o approfitta adesso oppure è quando passa più la lotteria di Capodanno. Cioè, questo è lo schema che invece io considero non accettabile. Quindi
questo personaggio di cui hai parlato, l'onorevole Ponti, che è destinato ad avere ruoli straordinari, che partecipa anche alle primarie di un partito importante, che non dico qual è, ma insomma quanti sono i partiti che fanno le primarie, boh, non lo so, e comunque è uno che viene, diciamo, con un passaggio in televisione, in un talk show viene... Question Time. Io lo dico da qui. Gigi Pecora. Condotto da Gigi Pecora, quindi io lo dico, se qualcuno fa questo da mi paga le royalties, perché questo è mio, il programma televisivo che si chiama Question Time, l'ho inventato io, quindi così come si parla nel romanzo di un altro format televisivo di cui rivendico l'autorialità. Sullo stile Endemol, sì, che siccome qui praticamente la classe politica dirigente, ormai i partiti non la producono più, dove la andiamo a cercare? Facciamo un bel talent, un X Factor, l'isola dei famosi, eccetera, e ce l'andiamo a cercare in questa maniera. Quindi questa è la modalità. Tra i protagonisti, e concludo, un ruolo importante, lo dicevo prima, vedo qui l'amico dottor Renna, c'è un tributo ai consiglieri parlamentari, alla struttura apicale di questo Parlamento. Vogliamo fare un applauso ai consiglieri parlamentari, perché sì. Tutti parlano, facciamo un applauso, sì. perché sono quelli che fanno camminare, ma se permettete, fanno camminare il palazzo, se permettete farei anche un applauso ai funzionari dei gruppi, perché certo. Qui uno dei protagonisti è un signore che si chiama Giampi, sta qui, e che è uno vero, uno che è Giampi con le sue girls che sono presenti anche qui, così come c'è un signore che si chiama Andrea, non so come si sia capitato, si sia infilato in questo romanzo, che comunque dice la sua, e insomma c'è tutto, ci sono persone vere, persone false, persone verosimili, quelli che vanno tra i nuovi arrivati che raggiungono posizioni apicali all'interno della struttura parlamentare con qualche problema di consapevolezza, e c'è una vita vera, ecco, non una vita come dovrebbe essere o come da fuori qualcuno immagina che sia, perché se mi permette il mio amico Lanfranco, a cui va davvero la mia considerazione più alta, la differenza tra questo romanzetto ed altri, Caprarica qualche anno fa ne scrisse uno anche abbastanza carino, è questa: non c'è sempre la consapevolezza di come funziona, ma di come funziona veramente, no? Qui forse un pochino c'è. Allora, il risvolto di copertina che ha fatto il mio editore, che è Passigli, che peraltro è uno che la politica, diciamo, il titolare di questa casa editrice, la politica la conosce pure, è un mio collega sotto ogni profilo, un professore universitario ed è anche un politico di lungo corso, nel risvolto di copertina c'è un riferimento ai romanzi di House of Cards, di Dobbs. E Dobbs era uno che aveva più o meno l'esperienza che molto più modestamente ho avuto io, faceva il capogruppo dei conservatori al Parlamento inglese, a un certo punto ha smesso di farlo, si è messo a scrivere, ha fatto un sacco di soldi, aspirazioni che io coltivo, adesso lo posso dichiarare, quindi compratelo molto, e poi ha fatto pure la riduzione, ci ha fatto una serie che abbiamo visto un po' tutti sulle reti a pagamento. Quindi insomma, che vi devo dire,
grazie per essere qui. Se qualcuno vuole fare una domanda a Pino, anche più domande, io sono qui. Non mi domandate l'assassino chi è, perché questo non ve lo posso dire. Comunque è il maggiordomo. Prego, l'onorevole Tasso della Capitanata, no? Vedo sempre i suoi interventi di fine seduta. Sì, sì. Prego. E questo non guasta, perché tra l'altro si mangia bene. Ci sarà anche un omicidio? No. Può darsi. Qualcuno potrebbe venire col coltello. Ma dopo questi accostamenti mi hai ammazzato, perché se mi fa Dan Brown, insomma, vabbè, insomma, non è, ma Eco, per carità, io no, ti ringrazio per la domanda. Sì, in effetti la trama c'è, cioè si muove all'interno di uno schema che un po' li assume anche i canoni del giallo moderno, perché i gialli storici dei grandi, insomma, Simenon eccetera, sono inarrivabili, quelli più che essere genere, quella è letteratura che ogni tanto ci mette il colore giallo, ma in realtà è letteratura. Ha la struttura anche del giallo moderno contemporaneo, perché è l'incrocio di storie, no? Che poi trovano un punto di contatto, un punto di connessione. Evidentemente è privilegiato l'ambient e anche il sentiment che diciamo circola all'interno di questo ambiente, e forse alla fine c'è anche questo amore grandissimo nei confronti di questo palazzo, ed è tutto sommato dei suoi abitanti, di quel che rappresenta da un punto di vista della democrazia in questo paese, di cui non sempre abbiamo una piena consapevolezza. Grazie a te. Ci sono altre domande, curiosità sul libro che volete esporre all'autore? Emanuela Rossini, da Trento. Questa è una buona domanda. Io forse la salvo mettendoci dentro un ottimismo della volontà, insomma, usiamo questa citazione molto aulica, nel senso che la classe politica poi è fatta da persone, e ci sono persone cariche di motivazioni, che hanno idealità, che hanno una proiezione verso l'obiettivo finale, che
sai, poi cadute le ideologie, alla fine qual è l'obiettivo di noi tutti? Produrre, dico una cosa all'americana, produrre felicità, produrre felicità, cioè produrre il bene comune, produrre, in fondo l'articolo 1 della Costituzione italiana, no, fondato sul lavoro, deriva da una declinazione della Costituzione, una delle prime Costituzioni francesi, la Rivoluzione francese, in cui la felicità era scambiata con il lavoro, perché come puoi essere felice se non mangi, e per mangiare devi avere almeno la possibilità di mettere insieme prima colazione, seconda colazione e cena, prima non esageriamo, e questo lo dà solo il lavoro. Quindi noi stiamo dentro questo, questo percorso, produrre il bene comune. E molti parlamentari hanno questo come vera, autentica motivazione. La rappresentazione del Parlamento è diversa dalla realtà, come tu hai ben compreso fin dalle prime battute, è molto meglio di quello di come viene rappresentato, però ecco, ciò che va salvato è comunque il singolo, va salvata la motivazione della persona. Le persone sono molto meglio dell'insieme, ecco. Quando li vai a leggere uno per uno ti rendi conto che tutto sommato questo Parlamento poi rappresenta il Paese, lo rappresenta fino in fondo. Dice: non è buono sto Parlamento, datevi un'occhiata voi stessi, cari cittadini, che avete, fatevi l'esame di coscienza, ecco. La prego. Quello che naturalmente ti ha chiesto l'onorevole Rossi per un problema. Io ho sempre lavorato fra gli accademici e i politici, come te del resto, e sono assolutamente convinta che comunque i politici sono più lineari degli accademici, sono meno cattivi degli accademici, che per quante cattiverie i politici possano fare e farsi, non riescono mai a raggiungere quelli che sono i livelli dell'Accademia, quindi mi auguro che il prossimo giallo sia sull'università, quello che tu scriverai, ma volevo anche il tuo parere su questo. Carissima Flavia, non mi fa parlare male, io sono tornato a fare l'accademico, quindi non mi fa parlare male degli accademici, perché se no mi faccio nemici pure là. Ma ti posso dire questo, sì, ti confermo questa cosa, cioè la comunità della politica è sicuramente molto meglio di come viene rappresentata. E poi tutto sommato la consapevolezza di lavorare per un obiettivo che è l'obiettivo collettivo, comune, è quello che ci salva. Certo, se questa consapevolezza fosse un po' meglio coltivata, nel senso di rudimenti, ecco, studiarcela, perché poi lo studio fa bene sia agli accademici che ai politici. Molto spesso gli accademici cominciano a diventare cattivi quando smettono di studiare e si siedono sull'alloro della conquista fatta prima, no? La ricerca t'aiuta molto, quindi studiare forse male non sarebbe, di quanto in quanto riaprire i libri, leggere i dossier, fare quelle cose, diciamo, basic, che fanno del Parlamento non solo una roba che così rappresentata nell'immaginario collettivo in quel modo, ma quella che funziona e che porta ai risultati. Ecco, grazie, un giornalista. Sì. Rufino della DN. Ti do del tu perché, diciamo, sì, perché siamo quasi cugini. Una lunga consuetudine. Siamo amici da sempre. No, volevo chiederti, tu come autore hai potuto impersonare il ruolo di mandante e di assassino, no, in questo romanzo. Per cui ti volevo chiedere se in qualche modo, visto che sei in Parlamento da 30 anni e di politici, di deputati ne hai conosciuti tanti, se, come dire, hai avuto anche modo di vendicarti tra virgolette con questo libro, insomma, se hai inferto qualche
pugnalata letteraria a qualcuno. Sai, scrivere è un gesto di responsabilità, ma anche di irresponsabilità quando sei nella dimensione della fiction, no? Quindi allora uno capisce con quale atteggiamento, non mi attribuire manie di grandezza, ma insomma, quando Dante Alighieri mandava all'inferno tutta quella gente, faceva fare le cose le più atroci, eccetera, secondo me dentro c'era parecchio di questo, no? Tutti i sassolini, i tronchi addirittura, ecco, se li levava dalle scarpe. Se faccio il bilancio di questo libro, praticamente io non ho colpito nessun politico, cioè non ho fatto male a nessuno dei politici. Ci sono alcune maschere, torno a sottolineare, alcune maschere che vengono condannate. Che io ho tre, come dire, vocazioni che ho sempre coltivato, tutte e tre insieme. L'una è quella della politica, l'altra è quella della scrittura, sono giornalista anch'io, e l'altra è quella dello studio, dell'accademia. Ma di queste tre, quella che considero la più importante di tutti è quella del giornalista, non vissuta in me, non attraverso la mia esperienza di giornalista, ma in sé, l'esperienza del giornalista, di colui il quale fa da mediatore tra la fonte e l'utente, la ritengo la più importante di tutte. Allora, il tradimento del giornalista è un tradimento drammatico, terribile, che non può essere riparato, no? Il tradimento del politico può essere riparato, tu non lo voti più il giorno meraviglioso in cui torneranno i voti, perché adesso vengono ficcati tutti nelle liste e via, no, ma io pure sono stato utente di questa modalità. Ma se il giornalista tradisce la sua vocazione, fa una cosa drammatica. Allora, in questo libro i giornalisti che sono qui vengono considerati diciamo un gradino sotto alla santità, perché sono coloro i quali tirano la carretta. Non ha questo libro la stessa considerazione di coloro i quali appunto sono fuori di qui, che utilizzano il loro essere superstar per fare i santoni, per ammannire, per giudicare, distruggere e cose così. Ecco, in questo senso la tua domanda ha una risposta. Me la prendo soprattutto con coloro i quali non fanno il loro dovere da quella posizione, che è una posizione particolarmente importante. Franco. L'assassino ce lo vuoi dire, giusto così, ma l'assassinato, la vittima, è solo una persona fisica o è la metafora, il simbolo di un processo un po' più vasto? L'hai detto, siamo nell'area delle metafore, certo, non è solo una persona, certo. Mo basta, non dico più niente, perché se non se la catti più nessuno sto libro. Va bene, noi vi ringraziamo per aver dato questo importante contributo al dibattito sul collezionista di Santini, che naturalmente consigliamo a tutti di leggere, non dimenticando che è edito da Passiglia, autorevolissimo editore. Grazie.